Uomini e donne, Gianna riporta una segnalazione che riguarda una corteggiatrice. Dopo una romantica esterna, un tronista ha mandato via una delle sue preferite. Cosa è successo nella puntata in onda oggi 13.02? Questa settimana, come sempre, il programma Uomini e Donne ha avuto inizio con il trono classico e non sono mancati dei colpi di scena. I tronisti attuali, Sara Affifella, Niloufar Haddati, Niccolò Brigante e Cancelletto Mariano Catanzaro, stanno conoscendo più persone contemporaneamente per poter scegliere quella con la quale hanno più affinità. Lunedì i primi minuti della puntata hanno avuto come protagonista il corteggiatore Lorenzo Riccardi che ha voluto comunicare di volersi dichiarare per Niloufar. Prima di fare le esterne con entrambe aveva intenzione di corteggiare Sara, ma poi ha capito che non può andare avanti con lei perché è ancora legata al suo passato. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano gli ha regalato delle belle emozioni al punto tale da esprimere la sua preferenza. Il fedele pubblico di Cancelletto Maria De Filippi non crede che Lorenzo, video, abbia fatto una scelta di cuore. Non a caso nelle prossime registrazioni vedremo non solo il tira e molla con Sara, ma la decisione di Niloufar di non portarlo più in esterna. Subito dopo l'attenzione si è concentrata su Niccolò Ferrari che sta dimostrando di saperci fare. Sembra che stia riuscendo a conquistare l'interesse di entrambe, ma i corteggiatori di Sara dovranno fare i conti anche con un nuovo arrivato. Si tratta di Niccolò Fabbri, video, la non scelta di Sabrina Ghio. Marta va via dallo studio. Dopo l'esterna romantica di Niccolò con Marta Pasqualato, Maria riferisce che è una segnalazione su di lei. In poche parole Gianni ha ricevuto da un ragazzo gli screenshot di una conversazione tra Marta e uno studente di Ferrara. Marta ha sorriso di continuo, in quanto ha affermato più volte che si è trattato di uno scherzo di Peppe, ossia l'ex della sua migliore amica. Come se non bastasse la produzione ha aggiunto che il presunto flirt con il ragazzo durerebbe da ben 6 anni. All'inizio Niccolò l'ha mandata via senza diritto di replica, dopodiché è andato nel suo camerino per dirle di chiamare Peppe davanti a lui per avere delle spiegazioni. Davanti al rifiuto di Marta, Niccolò l'ha invitata a non cercarlo più. Una volta rientrato nello studio, ha detto a Virginia di essere contento del loro percorso. Marta tornerà nello studio per chiarire la sua posizione? Emanuela abbacia un altro. Anche una corteggiatrice di Mariano è andata via dal programma perché è stata vista con un altro uomo. Per fare la registrazione della seconda esterna, Emanuela ha raggiunto gli studi televisivi con un SUV bianco in compagnia di un uomo misterioso. La ragazza aveva già riferito alla redazione di voler andare via, ma ha voluto comunicare la sua scelta direttamente a Mariano, ma lui non le ha dato modo di parlare. Ci saranno altre novità? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata. Take a body, take a body, take a body.